importante per tutte e due le squadre. L'Avellino sta vivendo un momento importante e sicuramente lo proseguirà fino alla fine. Noi abbiamo avuto una battuta d'arresto con la Paganese, però adesso dobbiamo guardare avanti. Ma purtroppo adesso dobbiamo convivere con questo problema, perché con questa situazione che si sta vivendo, ma anche nella vita normale, quindi è inutile lamentarci, viviamo alla giornata sperando che le cose migliorano al più presto. Mister, secondo lei l'Avellino è tra le candidate alla vittoria finale? Ma penso di sì, l'ho detto all'inizio, lo sta dimostrando. Dal primo incontro è integrato ancora con giocatori importanti che mancavano per assortire la rosa a un certo livello. E penso che l'Avellino abbia fatto delle scelte importanti. Io penso che sarà in quell'otto di tre, massimo quattro squadre che lotterà per la volata finale. E la Turris invece sarà la sorpresa di questo campionato? La Tunis deve fare un campionato dove va a battagliare su tutti i campi. Questo è il nostro obiettivo. Siamo partiti bene, abbiamo avuto una battuta d'arresto, ma giocare ogni 3 giorni a volte ci fa bene, nel senso che ci fa dimenticare subito la partita precedente.